sono così carino? Adorabile, davvero adorabile! Oh. Guarda qui! Sam, mi sembra di vedere una miriade di... Ma di che stai parlando, Roger? Sembra che un'intera famiglia di slime viva qui adesso. Ma no, sono sempre io! Ma davvero? Figo! Cosa ti ha ispirato a trasformarti così tante volte? Non te lo dico, ma posso mostrartelo! Ciao ragazzi! Sam ha promesso di mostrarmi qualcosa di veramente divertente! Non vedo l'ora! E non mi tirerò indietro, ma ho bisogno del tuo aiuto e voglio dire del tuo magico aiuto! Nessun problema, amico mio! Facciamolo! Va bene, bibidi bobidi! Iscrivetevi! Sì! Questi sono due kit di bambole Creatable World! Sapevo che sarebbe stato speciale! Ma non sei rimasto sorpreso? Che peccato! Allora te li porto via! No! Non ho detto che non fosse sorprendente! Mettiamoci subito al lavoro e apriamoli! Accidenti! Sapevo che non mi avresti abbandonato! Quale kit apriamo per primo? Abbiamo una bambola con i capelli ricci e biondi e l'altra ha i capelli neri con le trecce! Non riesco a scegliere, è troppo difficile! Lanciamo una moneta. Testa bambola riccia, croce quella con le trecce. Che cos'è? Che cos'è? No, non dirmi niente, fammi indovinare. È testa? È testa. Ma Sammy, riesci a prevedere il futuro? Forse puoi dirmi qualcosa su di me? Ci provo. So che oggi aprirai due fantastici kit insieme a me. È una buona previsione. Che cosa ne dici, Roger? Come sei scaltro. Ok, vediamo cosa c'è dentro questa scatola. Oh, allora è vero che si possono fare più di 100 look? Faresti meglio a guardare sotto il poster, è qui che si nasconde la parte più importante. Guardate, questo kit è fatto apposta per darci la libertà di creare un'infinità di bambole personalizzabili. È straordinario, la creatività non ha limiti, ricordatelo ragazzi. Ma vediamo la prima bambola. Wow, i suoi capelli sono così morbidi e ricci. La bambola porta della semplice biancheria intima tutta nera. Carino. E le gambe e le braccia sono molto articolate, quindi è piuttosto flessibile. Questo significa che la bambola può ballare con me. Allora facciamo festa! Woohoo! Sammy, non esageriamo. Che ne dici prima di togliere gli abiti dalla confezione? Ma che cosa aspettiamo? Date un'occhiata a questa gonna. Ehi, penso che a Sue piacerebbe. È molto carina. A cosa si abbinerà? A questa felpa blu, ovviamente. Bravo, Sam. Non sono un esperto di moda, quindi mi fido della tua scelta. Date un'occhiata, ragazzi. La cerniera funziona. Affascinante. Perché non scegliamo il capo che ci piace di più e poi lo mostriamo? Mi piace questa idea. Conto alla rovescia. 3, 2, 1. Wow, bella scelta, Sam. Come mai hai scelto questa maglia? Perché no, è bella argentata, ci sono queste strisce nere sulle maniche, sembra molto alla moda. L'hai detto proprio come un esperto di moda. Io ho scelto questa perché mi ricorda che sognavo di diventare un artista. Non ci credo, Roger, un artista. Potresti ricreare una stampa come questa? Se fossi un bravo artista, forse potrei, ma sono abituato a lavorare con il legno e cose simili. Guarda, questi pantaloni staranno benissimo con la maglietta. Aspetta che ti mostri altri modi per mescolare e abbinare i vestiti di questo kit. Non vedo l'ora, uno dei look deve includere questi occhiali. Ovviamente, ma non possiamo dimenticarci delle scarpe. Ne abbiamo tre paia diverse qui. Adorerebbe queste, ma anche queste. Oh, anche queste! Sì, sono tutte fantastiche. Ma non così belle come questa borsa. Le strisce si abbinano perfettamente a quelle sulla gonna. Vuoi litigare per quale accessorio è il migliore? Dai un'occhiata a questo berretto. Vorrei solo che fosse un pochino più grande. Questo berretto è il vincitore. Adoro questo colore. Sì, adesso passiamo alla parte preferita. Sì, ora vediamo quanti look diversi possiamo creare con questo kit. Ragazzi, adesso vedrete qualcosa di davvero affascinante. Siete pronti? Cominciamo! Roger, sei qui? È il tuo turno. Scusa, mi sono un po' confuso. Ta-da! Questo è il primo look. Ecco come l'ho immaginato, una felpa blu casual e una gonna colorata dell'atmosfera estiva. Ora aggiungiamo un paio di occhiali. Va meglio, non credi? Sì, totalmente! Ehi, ma dove sono le scarpe?
Roger, perché non hai messo queste scarpe da ginnastica rosa alla bambola? Ops, scusa. Anche se in realtà ad alcune persone piace andare in giro a piedi nudi. Sul serio? Di solito io non indosso scarpe, le colleziono e basta, quindi forse hai ragione. Mettiamole questa maglietta gialla, la stampa è troppo bella. Inoltre voglio vedere come sta questa maglia con la gonna. Per fortuna la moda di oggi consente qualsiasi tipo di abbinamento. Cambiamo anche l'accessorio. Sostituiamo gli occhiali con la borsa abbinata alla gonna. Un look perfetto per chi ha voglia di fare shopping. Basta cambiare un elemento alla volta e ogni volta avrà un nuovo aspetto. È pazzesco! C'è una cosa che non abbiamo ancora cambiato. Eccoci qui. Voglio vedere come sta con questa parrucca. Fammi vedere! Wow, non so quale look sia il migliore. Sono tutti e due davvero adorabili. Ora puoi guardarti allo specchio. Ebbene, com'è? Ti piace? Ah, la bambola è sotto shock. Penso che sia ora di metterle il berretto, Roger. Solo un momento. Fatto. Ehi, ora la bambola è ancora più carina. Come può essere? Sammy, ora puoi scegliere tu cosa dovrai indossare? Mi fido ciecamente dei tuoi gusti. Aspetta un attimo. Questo no. Proviamo questo. Va bene, ancora uno. E questo... Ah, uffa! Com'è venuta? Guarda, hai un grande senso di stile persino senza guardare. Se non ti dispiace, ho scelto le scarpe secondo i miei gusti, ma forse non sono buoni come i tuoi. Roger, anche io avrei scelto questi stivali, sta tranquillo. Ragazzi, la moda è tutta una questione di creatività. Provate quello che volete. Sai cosa? Non abbiamo provato l'altro vestito. Questa volta usiamo la mia visione da artista. Dov'è la mia salopette preferita? Si è lodato il Tibidaba, la mente creativa di Roger si è risvegliata, voglio vederlo in azione! Fatto! Che ne pensi di questo look, Sam? È troppo? Ma è così brutto? No, sono invidioso perché tu hai creato l'abito più bello e non io. Sam, mi hai spaventato. Stavo dubitando del mio gusto. Ma stai scherzando? Dovremmo provare con un'altra sfida. Va bene, sono tutto orecchie. Cosa hai in mente? Riesci a ricreare tre look che non abbiamo visto finora tutto da solo? Non sarà facile. Ma non ho paura delle sfide. Sfida accettata. Guardate, questa gonna sta bene con questa maglietta. Sembra una combinazione perfetta per uno stile casual. E questo è un look casual da celebrità? Qualcosa che indosseresti per fare la spesa o una passeggiata? Congratulazioni, Roger, hai superato questa sfida. Ho avuto il migliore insegnante di moda al mondo. Se non fosse stato per te, non ci sarei mai riuscito. È vero. E adesso che abbiamo tolto dalla scatola il primo kit, passiamo al secondo. Vuoi fare una battaglia di moda? Sono prontissimo. Ragazzi, lo volete anche voi? Allora cominciamo. Ragazzi, sta per cominciare la battaglia di moda tra Sam e lo slime. E il tuttofare Roger. Questa è la seconda bambola su cui lavoreremo. Date un'occhiata a questi bellissimi abiti e ai suoi bellissimi accessori, è il paradiso della moda! Bene, visto che è tutto pronto, decidiamo chi creerà il primo look. Facciamo un gioco! Chi dice il numero più grande vince! Va bene, io dico 10. E tu? Io 11! Sì, ho vinto io! È un bel gioco, vero? Certo, il gioco è sempre bello quando vince Sam! Creerò un look senza usare questa parrucca. Tienila tu, Roger. Ehi, attento a non tirare le cose. Non questo, non questo. Ah, forse questo va bene. Oh, quando Sam è concentrato su qualcosa non capisce più nulla. Va bene.
finito, sei pronto, Roger? Ok, mostrami la tua creatività. Ta-da! Questo è il mio capolavoro, mi sono impegnato tanto, che ne pensi? Una scelta audace. Mi piacciono i capelli corti con questa gonna. 10 su 10! Non pensavo ci potessi riuscire. Aspetta un secondo, Sam, e ti dimostrerò che mi stai sottovalutando. Cominciamo con la parte superiore. Prova questa t-shirt con le strisce colorate, le starà... Zitto, Sam, non distrarmi. Sceglierò da solo. Va bene, se lo dici tu, non ti aiuterò allora. Questi pantaloni stanno benissimo con questa giacca. Chissà cosa sta combinando Sam. Vuoi dirmi qualcosa? Sam, sapevo che non avresti avuto pazienza. Che cosa? Ma non ho detto neanche una parola. Non essere così sospettoso. Giochiamo un po' con gli accessori e proviamo questi occhiali. Non male. Prendi questa borsa. Va bene, la prendo. Sei felice ora? Sì, questo è il mio regalo per te. Puoi scegliere le scarpe da solo. Grazie, Sam. Molto gentile da parte tua. Ho scelto queste scarpe da ginnastica bianche. Che ne pensi? Per me stanno molto bene. Mi piace e ottieni il punteggio più alto. Congratulazioni. Quindi siamo pari. Vuoi giocare ancora? Sì, sei un avversario forte, ma vincerò io! Sembra che nessuno di noi possa vincere, Sam. Ti ho insegnato troppo bene. Fermiamoci allora, su. Ragazzi, la battaglia è finita. E ora faremo una piccola sfilata di moda. Forse dovrei cambiare il vestito. Vediamo. Non male. Ma riproviamo. Questo è molto meglio. Potrei abituarmici. Vedo che adesso sei affascinato dalla moda. Roger, hai mai desiderato essere un fashion blogger? Non ci ho mai pensato. Ma dopo questo unboxing potrei pensarci. Ragazzi, dateci un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Siate creativi e sostenete la creatività. Ciao a tutti!